Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar in cui vi facciamo vedere i top and flop del 2017. Siamo alla fine del 2017, abbiamo un overview di tutto l'anno, sappiamo cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto. Fateci sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto qui sotto nei commenti. Questa è la nostra personale opinione sul top and flop del 2017. Iniziamo subito al decimo posto, secondo noi, facciamo una top and flop dei 10, quindi top 10. Al decimo posto, secondo noi, le Vapor Max. Le vedete qui a schermo, le Nike Vapor Max, uscite nel 2017, per noi sono iconiche e sono al decimo posto della nostra classifica. Al nono posto abbiamo due scarpe a pari merito, a nostro avviso. Prima, il nostro lanciatore numero uno ce la lancerà, e sono le Air Max 1 OG, in colorazione OG Anniversary. Questa al nono posto assieme alle Air Max 97 Silver Bullet che vedete in video, a video. All'ottavo posto, secondo noi, hanno dato grande impatto nell'anno le Adidas Easy Boost 350 V2, specialmente in colorazione zebra. Hanno creato veramente veramente tanto hype attorno, c'è stato tanto hype attorno a questa scarpa, hanno creato grande grande interesse, questa scarpa è stata una scarpa iconica. Poi vedremo, un po' rovinata forse dalle troppe colorway, dai restock, dalle troppe colorway che sono usciti successivamente, anche dal restock della stessa colorazione zebra. Settimo posto in questa classifica del top del 2017, a mio avviso, potrebbero esserci le Air Jordan 1 in colorazione Royal. È tornato un classicone, l'hanno ributtato fuori nel 2017, contentissimo, la qualità è veramente ottima e sono stato contentissimo di prendere questa scarpa. Un altro classicone uscito nel 2017 che è al settimo posto della nostra classifica. Bene, al sesto posto abbiamo, a mio avviso sempre, le Nike SB Black Pigeon e tutto quello che rappresentano per la cultura sneakerhead. Eccole qua, un altro grande silhouette con il nostro piccione, e questo è il sesto posto della classifica. Quinto posto, una scarpa che non vi aspettereste di trovare qui e che molti di voi, secondo me, mi diranno non la pensiamo come la pensi tu. Ma io vi dico, le avete mai provate, le avete prese? Bene, indossatele prima di giudicare. A mio avviso era una delle top. Naturalmente non c'era tutto questo hype attorno, l'hype è spostato più su altre scarpe, però è veramente una scarpa top. Vai, le EQT 91-17-93-17 col boost, una scarpa che se non avete mai provato vi dico provatela, perché è un ciabattone, è comodissimo ed è una delle scarpe del 2017, veramente. Una delle più comode scarpe che io abbia mai indossato in vita mia. Al quarto posto nella classifica dell'hype e del top 2017, a mio avviso, le Easy Boost 700 Wave Runner. Una scarpa molto particolare, molti la definiscono la daddy shoe perché ricorda molto le scarpe che stanno ai piedi dei padri americani soprattutto. Bene, ora siamo nell'Olimpo, nel podio, i primi tre. Al terzo posto abbiamo le Jordan 4 Coz, le vedete a video, naturalmente grande 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 scarpa, grandissima scarpa, fate sapere cosa ne pensate. Al secondo posto le Nike Craft Mars Yard Shoe 2.0, scarpa veramente limitata, una grande silhouette, grande hype attorno, fate sapere anche qui cosa ne pensate, la vedete nelle immagini. E ragazzi, al primo posto non potevamo che mettere, l'abbiamo riassunte tutte in una perché erano 10, ma le abbiamo riassunte tutte in una, le Jordan 1 per Off-White, quindi le Nike per Off-White, The 10. Una scarpa, naturalmente tutto si riassume in questa Air Jordan 1 fantastica, rivista, vi lasciamo anche qui il video in alto da andare a vedere, il link per andare a vedere la nostra recensione. Una scarpa unica, una scarpa che è stata rivista da Virgil Abloh, veramente veramente unica, e ha fatto il botto quest'anno, tutti parlano solo ed esclusivamente di The 10 e di questa scarpa. Bene, noi non ci fermiamo qui, volevamo farvi vedere alcune, diciamo, due chicche. Allora, una è una scarpa che io ritengo la più underrated, quindi la più sottovalutata del 2017, e il nostro lanciatore numero uno ce la lancerà, Air Pippen 1 in collaborazione con Keith.
è una grandissima collaborazione ed è una scarpa che è veramente stata sottovalutata quest'anno. Se non avete visto il video, ve lo lasciamo su, uscirà fra poco, vi lasceremo qui il link appena uscirà. È un grande video ed è una grande grande scarpa, bellissima. Vi parliamo invece di due flop secondo noi. Beh, naturalmente l'altra più sottovalutata secondo me è la, l'abbiamo già detto prima, Adidas EQT 9317 col boost, l'abbiamo vista prima. Due flop secondo noi, non tanto su una specifica scarpa ma sulle troppe colorazioni delle uptempo. Sono state semi distrutte le uptempo purtroppo, con troppe colorazioni, troppe colorway uscite in questo 2017. E l'altro flop sono naturalmente le Easy. Nella seconda parte del 2017 sono uscite troppe colorway delle Easy, a nostro avviso hanno un po' un filo ucciso l'hype, ucciso la silhouette della scarpa. Bene, questo è il nostro drop and flop del 2017, fateci sapere voi cosa ne pensate, quali sono i vostri top, quali sono i vostri flop e quali sono le più sottovalutate a vostro avviso. Magari è una scarpa che a voi piace tantissimo, comodissimo, come per me l'EQT 9317, col boost che nessuno magari si caga, tra virgolette, ma è una scarpa fantastica. Fateci sapere qua sotto. Link Instagram, Facebook, Telegram, tutto qui sotto. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace, mi raccomando. Ciao ragazzi, alla prossima. E buon anno! Buon anno!